che non fa male, poi vediamo cosa succederà. La sedicente posizione che diceva vendiamo le frequenze dell'università terrestre per trovare i soldi per la riforma universitaria. Sì, allucinante. Sì. Allora non sono stato io. No, stamattina alla 7. Scusate un attimo. Un altro c'è o ci fa. Dire. Mi viene un paragone un po' molto azzardato, cioè è come quello che ti crea i danni personali per fare per dar fastidio alla moglie. Il problema di queste cose, di trovare una struttura finanziaria, vuol dire avallare il resto della riforma. E c'è tutto sta di fare in modo di prendere dei soldi a qualcuno che ha a che fare con l'attuale primo ministro. No, uno si deve fare opposizione e dice o va bene o non va bene. Se non va bene non importa dove prendo i soldi, non va bene, punto. Se no, facendo così uno domani che parla dice ma l'avete detto voi che problema solo i soldi. Infatti cercavo perché non volevo credere, anch'io ricordo sempre almeno due o tre fonti che mi dicono la stessa cosa, perché un giornalista ha dato delle cose delle inventi. E da quelle cose se ne ha fatto male, perché è stato spento. Poi l'altra cosa, siccome ieri c'è stato un fraintendimento, a parte ovviamente che quando parlo scherzosamente, ad esempio parlavo di un caso di Castiglione e parlavo del Tony Vario, non mi riferivo ovviamente a nessuno di voi o a nessuno o a nessuna cosa in particolare, ma spero per farvi capire meglio specifico. La ASUS, o meglio la ASUSTEC, compagnia stata taiwanese, è stata la prima che ha detto a mettere in campo un netbook e vi ha detto anche usando quelle che erano competenze che erano state sviluppate dal gruppo di Nicholas Negroponte e tutti i contatti di Nicholas Negroponte per One Laptop per Child, quello sul netbook, quello che chiamiamo netbook per i bambini dei paesi in via del Turco. Per cortesia, andate a vedere non che cosa è il Tony Vario oggi, che ha dovuto seguire le politiche di prezzo e degli altri, ma il Tony Vario piccolo prima dell'avvento delle ITC, e qualcuno si ricorderà che lo trovavano almeno un paio di migliaia di euro, se non di più, per prendere il Vario piccolo. A quel punto erano cercato di capire che lo dimostrano di fatto che la tecnologia che c'è dentro alla macchina che costava 2000 euro è più o meno pari a quella che c'è oggi nella macchina che ne costa 300, 400, magari 410 se è bella colorata. Ok? Va bene. Quindi il colore è questo. E quando andate a vedere dell'hardware per voi, bene o male vi capiterà di andare a prendere dell'hardware per lavorare, per studiare, pensate sempre di guardare che cosa c'è dentro che questo hardware. Perché molto spesso scoprirete che sono delle macchine che sono accattivanti dall'aspetto, hanno un buon canale di vendita, ma quando andate a vedere dentro c'è la stessa cosa che potete trovare in un'altra macchina a un prezzo ben più abbordabile. Avete domande per le parti diciamo più correlate al corso? Ieri le avevo detto che date agli altri. Ok, io e voi usiamo la nuova wifi, però l'università
ha deciso di fare le tasse della rete. Se si collega un docente a determinate prerogative, se si collega uno studente ne altre. In particolare cambiano le porte aperte, porte in senso proprio. Avete visto Tornini o Panseri o che quando si fa una connessione di rete, una connessione di rete è determinata da 5, in TCP, in IP, da 5 parametri. Protocollo di terzo livello, indirizzo mittente, porta mittente, indirizzo destinatario, porta destinatario. Dati questi 5 parametri, la comunicazione, la connessione è un bloccamento determinata. Quindi, TCP che parte dall'indirizzo 130.136.56 Maddalena, porta magari il cliente 2048 e arriva a 130.136.110 del Forello a porta 22 SSH, è una comunicazione SSH. Se ho fatto un'altra comunicazione SSH sempre da Maddalena del Forello, rimarranno tutti invariati, perché sempre da Maddalena del Forello, sempre TCP, sempre porta di arrivo 22, cambierà la porta di partenza. Ok? L'anno Wi-Fi lascia passare solo alcune porte di destinazione. Quindi se provate a collegarvi ad alcune porte di destinazione, vi risponde Vitalia, dice no. È un'assurda logica che io combatto da tanto di pensare che internet sia il web. Come gli informatici sanno benissimo, il web è uno dei mille servizi di internet, se volete, quello che è il risultato più famoso, ma nessuno dica mai il web è internet, perché si fanno milioni di altre cose con internet che non sono il web. È solo il servizio che se ne sta a porta stanza. Porta stanza per esempio aperta. E ha provato se aperta porta 22? No, però è quella per essere SSH. SSH, devi fare SSH. Certo. Allora, se volete avere altri servizi da Amore Fire, c'è un modo, adesso che sei in modo un po' più scomodo, ma che funziona, in futuro potete usare modi più comodi. Sicuramente un modo che potete usare è fare SSH a una delle nostre macchine e quindi far partire dai clienti, ma sono clienti testuali a quel punto. Per esempio, provate a sapere la gente. W3M è un browser web testuale. Quindi da dentro una comunicazione da un terminale potete girare il web con a testo. Oppure Murso per legge la porta. Oppure Luca non viene a mente. Vabbè, ci sono dei clienti IRC da usare in maniera testuale, volevo dire che quello della news ma in questo momento non viene. IRC. Volete collegarvi a screen.net? Potete fare una cosa del genere, la vostra macchina parte SSH meno L, che ne so. Perché meno L? Non mi sa fare. Direi che sia così. Irk, free not. Next, due punti, qual è la porta di... qual è la porta di IRC? 6667 di solito. 6667. Se non sapete qual è la porta, come fate a vederlo? O una passolata, una scolata, oppure partecipare al service all'elenco. 6667 e poi una macchina. Quella è quella di collegare di solito, o Alfredo mi piace. Io vado su. Adesso si scollegheranno da Alfredo. Alfredo c'è sui qualità. Perché è sempre colpa del freddo, no? Allora, a questo punto questo domanda cosa fa? Sulla macchina locale mi crea porta 2000.
145, tutto quello che si vede nella porta del 1345 della macchina locale passa dentro questo tunnel e viene mandato da questo a questo posto del 667. O meglio, allora potete fare anche meno L 6667, poi chiamate i vostri clienti di IAS preferito, ma lo utilizzate a local host 667, perché questo comando vi provvederà a far passare su una macchina remota e dalla macchina remota al mondo. Ok? Tra l'altro, facendo tutta la comunicazione, ciò che fate passare in IRC è filtrato. Potete usarlo anche in un altro modo. Se in un aeroporto non volete far vedere la vostra chat in giro, se voi fate direttamente il chat dalla vostra macchina collegata alla rete di un aeroporto, chiunque altro lì in giro vi mette una wireshark, una notizia diretta, e guarda cosa state dicendo. Se lo fate in questo modo non lo guarda più. Poi per andare più avanti vi faccio vedere come come fare un'intera VPN per spostare tutte le porte. A un vero informato basta una porta aperta e alla rete, ok? Non ha bisogno di tante cose. Dato ci sono dei trucchi bellissimi per avere connessioni complete di TCP/IP facendo sicuramente un server DNS un po' bloccato, facendo solo delle interrogazioni strane DNS, in realtà ci si collega alla rete. Va bene, però bisogna sempre farlo o sperimentalmente oppure se si amministra la rete consente che avete fatto domande? Sì, questo è tutto vero. Però mi sa che la porta 2002 è bloccata, perché non lo è compatibile, oppure è andata a registrare su parte del track sono delle nostre macchine, fate M-Player e lo registrate come M-Player da una delle nostre macchine. Anzi, vi conviene, dopo che cambiate il file, perché se lo fate qua, per fare entrare il stream out fino a qua, magari andate un po' più in sicurezza. Sulle macchine c'è tanto bello, 11 mega, 54 mega, quello che volete, ma è tanto condiviso. Usiamo in 54, usare una wifi 54 mega, ci becchiamo un megatest, poi non è neanche vero, perché se andate a fare delle prove, di solito anche se siete l'unico utente, il norma proprio a un tratto, becca un tratto, cioè vi fanno vedere che la parte non è metà. Quindi una rete da 54 mega la caricate, se ne tenete 30 siete bravi. Ok, altre domande? Sì, visto che avevamo parlato ieri del fatto che le librerie standard di C sono diverse con la distribuzione, anche in vista del progetto, cioè, è meglio, non so, c'è qualche distribuzione Linux migliore di un'altra da installare? Allora, è vero che avevo detto di chiedere, una domanda che mi fanno spesso è: quale distribuzione uso? Il mondo è bello perché è vario, per caso prendete la distribuzione che volete, ogni distribuzione ha le sue caratteristiche. Cioè la distribuzione Ubuntu nasce per il mezzo. Ubuntu è la distribuzione che vuole fare concorrenza al popolo dei avanti, 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 ok. Quindi è fatta per le persone che vogliono mettere su il CD e il DVD, avere la macchina installata. Non è meno. Ubuntu nasce da Debian, è una costola di Debian. Ma Shuttleworth, anzi, ringraziamo Ubuntu come Debian, perché grazie anche a Mark Shuttleworth molti sviluppatori Debian hanno uno stipendio e riescono a lavorare al progetto. Sì, gli sviluppatori pagati da Shuttleworth su Ubuntu lavorano su Debian, poi il lavoro fatto su Debian è portato su Ubuntu. Quindi Ubuntu
alla caratteristica di essere facile da installare, facile da usare, bella icone, sta attento agli utenti ed è per convincere le persone che prima o meno sul testo funziona e funziona bene anche questo. I miei tre figli usano per sempre Ubuntu e non hanno mai avuto guai se non sono fatto un insegnante un po' ottuso. Per il resto, per loro, per fare quello che vogliono, per guardare i video su YouTube, a fare del social networking, a fare tutto quello che fa un ragazzo con la rete, sono tranquilli e beati. Questo mi ha consentito di avere praticamente per anni una personal computer per figlio a questo zero, perché prendevo le macchine che l'azienda si stavano via, le darle a me e io le rimettevo su Ubuntu per fare i figli. E come niente dall'opera. Anche perché, come sapete, non si dava più stipendi, non sono. Sono circa la metà del nostro fare grado in giro per l'Europa. E poi dicono perché la gente non funge. Qui abbiamo la pubblica. Debian è, diciamo, ha una caratteristica fondamentale. Andiamo a fare quello che ha detto lui. Lo stesso spirito. Ubuntu viene finanziata da Canonical. Canonical è un'azienda commerciale, quindi vuole fare soldi ed è il suo mestiere. Però fai soldi volendo dimostrare al mondo che sono fatto avanti. Ci sono soldi e persone che vanno a fare soldi con competitività. Però vuole fare soldi. Deve invece ha nello statuto proprio quello di rispecchiare lo spirito del software libero anche nello funzionamento. Quindi non ci sono mansioni date dall'alto, anche Vacchiroli, Debian Leader, è leader, cioè coordinatore, non ha potere diretto sulla Debian. I vari pacchetti, cioè i vari programmi, o tutti i programmi di librerie, hanno dei maintainer. I maintainer sono persone che di mestiere stanno attente per mettere a posto bug, stare al passo con le evoluzioni di questo software. Nei fatti non c'è nulla che garantisca economicamente queste cose, ma nei fatti hanno tempi di prima risposta ai bug, quindi anche una patch che toglie qualche funzionalità ma toglie la pericolosità, di 48 ore. Quindi vuol dire che da quando viene scoperto che c'è un problema di sicurezza in 48 ore, cioè è risolto il problema di sicurezza, magari non ci sono tutte le funzionalità che c'erano prima, perché ecco, ovviamente tu vuoi prima mettere a posto il problema di sicurezza. E di solito Debian è la più usata da chi fa sviluppo, perché da chi fa ricerca, da chi fa attività professionale in campo di informatica. Perché nelle sue varie versioni c'è anche la versione antigua, addirittura la versione experimental, che hanno proprio l'ultimo rito nel fatto di novità, di evoluzioni. Certo che mentre mia figlia si gestisce Ubuntu da sola, alla seconda poi è se l'ha tornata ieri sera, un Debian antico sono convinta non ci riuscirebbe, è bravissima, ha 15 anni però non ci riesce, perché non è tanto. Talvolta con l'appello, grazie a uno che fa l'aggiornamento e qualcosa smette di funzionare. Perché è stable? L'hai deciso tu di usare la stable. La stable è una roccia, però viene commentato, la stable di Debian è vecchia. Perché proprio perché mentre Ubuntu ha deciso di rilasciare ogni 6 mesi una versione, e tutti i mesi, 4, tutti i mesi, 10 di tutti gli anni vengono rilasciate in una versione. Alcune sono a supporto a lungo termine, come la
stage 4, alcune sono versioni temporanee, vuol dire che la stage 4 verrà mantenuta e verranno messe in rete gli aggiornamenti per un lungo periodo. Se mettete la 10.10, poco dopo la 11.04 dovrete passare alla 11.04. Ripeto, se volete stare più aggiornati o volete avere più continuità del servizio, è una scelta. Invece, ad esempio, Kenya, la secola è ferma al 14 febbraio 2008. Sì, 8. Quindi la terza è una rilascia stable. Però rilascia tutte le fix di sicurezza, rilascia gli aggiornamenti, però non mette nuovi programmi, nuovi pacchetti. Però è quello più affidabile, quindi se hai bisogno di mettere su da professionisti un server e avete bisogno di non fare ancora dietro a guai, funzionalità di base, il file server per un'azienda. Il mio consiglio è mettere su una legna stable, se andate più su tranquillo di nostri server. Infatti guardate, noi abbiamo tanti studenti, anche matricole, che arrivano sulle macchine del laboratorio e hanno messo un Ubuntu, ma se andate a vedere sui nostri server su Debian stable, perché ovviamente parlano tra loro, non c'è nessun problema, non è che siano sistemi operativi differenti, sono solo cataloghi di software differenti. Ma non sono solo questi, la Gentoo è la più efficiente. Perché? Perché la Debian e Ubuntu hanno le distribuzioni binarie, cioè vi danno i pacchetti associativi in binario. E voi dite, perché mi devo fidare? Chi ha fatto il binario perché mette delle cose, perché firma il maintainer con firma elettronica dicendo io sono responsabile, dite che ci sia qualcosa di fatto male, però ha finito, diciamo, professionalmente ha finito di vivere. Sarà lo zimbello di tutti e nessuno lo vorrà, e anche un datore di lavoro che sa che una persona del genere si guarda la benda la sua, no? Se volete sorprendere, ci sono anche sorprendenti fate apt-get source o apt-get source, nome del pacchetto, e vi arrivano i sorgenti del pacchetto nella versione che avete compilato. È molto utile per l'informatico, perché che ne so, volete affacciare due cose, non funziona bene, allora vuole vedere perché quel programma cosa sta facendo, in quale punto si inceppa. A quel punto prendi il sorgente, te lo ricompili, poi vai a mettere delle strade di controllo e vedi che cosa sta succedendo. Gentoo dà i sorgenti, quindi tutte le volte che se volete aggiornare Gentoo, prendete i sorgenti, vengono ricompilati sulla vostra macchina e installati. È un lavoro pesantissimo, quindi viene fatto da persone. A noi anni fa avevamo, forse c'è ancora un gruppo di estimatori del Gentoo qua al dipartimento, e facevano i cluster con le loro macchine per compilare un po' per uno le cose, cioè la compilazione distribuita, perché se no a fare un aggiornamento ci volevano giorni. Però se voi andate a vedere i pacchetti Debian, sono tipicamente compilati, per esempio nel C++, in tessere 80486, perché è il minimo denominatore comune, che è una cosa che in matematica non ha senso, il minimo denominatore comune, o cioè il massimo comune denominatore è il minimo comune multiplo, quindi è solo una cosa, una sorta di italiano, è la minima base comune. E quindi per esempio tutte le istruzioni che potrebbero velocizzarlo su un Pentium X non ci sono. Se prendete la Gentoo, compilate sulla vostra macchina e fa esattamente la versione utilizzata per la vostra macchina e ottenete le prestazioni superiori. Quindi se avete bisogno della massima prestazione c'è Gentoo. Poi ce ne sono tanti altri, Pattern Linux,
distribuzione, oppure c'è Terry Small Linux, che sono distribuzioni minimali che vanno benissimo per esperimenti, per macchine embedded, o per, o se volete riciclare il vostro vecchio computer per fare una singola funzione, poche funzioni, potete mettere queste distribuzioni minimali. Proprio perché nel mondo del vario libero ne sono nate tante. Se guardate, c'è una pagina con un catalogo di distribuzioni, ne conterete o di 100 di distribuzioni, ma le maggiori sono Debian, Ubuntu, un fondamentale, Fedora. Fedora nasce da Red Hat, la versione diciamo libera di Red Hat. Red Hat fa una distribuzione con parti non libere, però fa anche a fianco dual licensing, fa anche la versione completamente libera che è Fedora. È un po' chiunque possa Fedora, ma molto spesso lo scopo è quello di dire: guardate come siamo bravi a fare la distribuzione Fedora, azienda vuoi un supporto professionale a Fedora, compra l'altra versione, la Red Hat speciale, pagando, ti diamo i servizi di supporto, ok? E quindi avrai quella qualità con la garanzia di qualcuno che ci sta dietro, ok? Va bene? Altre idee sulle distribuzioni? Io sulle mie macchine uso sempre Debian Stable. Perché? Perché ho bisogno, e talvolta esperimenta, perché ho bisogno di pubblico un software, pubblico qualcosa. Non posso permettere che qualcuno mi dica: guarda che l'hai fatto con la penultima versione di quella cosa, a me non funziona. Non sta bene. A proposito di Blackwell, la conosco poco, devo dire. È abbastanza storica come distribuzione. Mi documento meglio su Slack e glielo dico, perché non la conosco tanto. Esistono due modelli principali di pacchettizzazione, cioè i pacchetti vengono fuori, due modelli, ci sono due grandi famiglie di pacchettizzazioni. La pacchettizzazione alla Debian, che ha pacchetti che finiscono in punto dentro, e la pacchettizzazione alla Fedora Red Hat, che ha pacchetti in punto RPM. Poi esistono altre parametrizzazioni più semplici, che servono soprattutto per il sistema embedded. Se vedete i pacchetti, direi punto XK, sono quelli che per alcuni tipi di cellulari o gli access points, che sono macchine Linux. Guardate, giusto per vedere un esempio, su l'access point WRT54 che ha fatto capostipi dentro una famiglia di Linux liberi su access point. Quindi con l'access card potete comprare un access point e farlo diventare un sacco telefonico altri. Divertente come gioco. Ieri si è finito la mia software, ci sono state tante belle idee. Una fra queste è fare utilizzare il telefonico degli studenti, così parlate con voi in conoscenza dell'università, questo è vero, e sarete un cellulare VoIP che ha VoIP a bordo, vi collegate ad Amor e Fight perché lo consenta, no, se avete un cellulare fatto in Sunnet e parlate. E io ho il sul cellulare, l'attacco a pensare un po' a giocare nel mio studio, in università, e se chiamate il mio studio mi suona qua il cellulare. Ok, concorrenza. Vabbè, questo è il sommario. Per dirvi com'è il percorso fatto in questo modo. Prima guardiamo che cos'è la concorrenza, dobbiamo prendere i problemi della concorrenza, poi
a memoria condivisa, cioè multi-threading, e quelli per fare programmazione concorrente in ambienti a memoria privata. Cosa significa? Cioè, nel primo caso, i vari processi dell'esecuzione possono accedere a variabili di memoria in comune. Quindi, due processi, se ci scambiano gli indirizzi di memoria, possono leggere o scrivere lo stesso dato, la stessa cella di memoria. Invece, nel secondo caso, i vari processi hanno la memoria separata e quindi devono usare meccanismi che saranno di message passing per poter lavorare assieme. Guardando la famiglia del sistema memoria condivisa, andremo a vedere che è una gerarchia, una subclasse di paradigmi. Cos'è un paradigma? È un modo per esprimere il programma concorrente. È, se volete, non è un linguaggio, ma sono le idee sulle quali un linguaggio deve essere formato per supportare il parallelismo, per supportare concorrenza. E vedremo che ci sono dei parallelismi più a basso livello e più ad alto livello, quindi esisterà più o meno l'equivalente logico, tra virgolette, dell'assemblea della programmazione concorrente, ed esisterà l'equivalente logico della programmazione strutturata della programmazione concorrente. Perché al sistema operativo parliamo di programmazione concorrente? Perché, se ci pensate, il kernel spesso, insieme ai processi, lavora come una struttura concorrente. Il kernel accede alle operazioni di memoria alle quali accedono i processi, quindi ha memoria condivisa con i processi. E deve fare in modo che i processi passino le loro elaborazioni e non ci siano le interferenze non volute che porterebbero o a calcoli a risultati errati o a terminazioni dei processi, a terminazione anomala dei processi. Quindi in tecniche tecniche software e anche tecniche hardware, che cosa serve nell'hardware? Nelle tecniche a memoria, nei paradigmi a memoria condivisa, quello che va a livello si chiama semafori, poi salendo nello scala parleremo di monitor, vi ho ascoltato in passato intermedio, e poi come vi dicevo abbiamo Allora, cominciamo a vedere di che cosa si tratta. Un sistema operativo ha molte attività, ha molti processi che vengono svolti contemporaneamente, ma se vedete che contemporaneamente è il rosso e corsivo. Perché dobbiamo andare a vedere cosa vuol dire contemporaneamente? Intanto un sistema è intrinsecamente parallelo. Qualsiasi sistema è intrinsecamente parallelo. Perché? Perché è una brutale astrazione pensare che un sistema abbia solo la CPU attiva e tutto il resto passivo. Perché qualsiasi interfaccia abbiate, a bordo ha un piccolo processore per fare le cose indipendentemente dal processore centrale, per arrivare prima alle schede grafiche che hanno dei processori che molto spesso sono più potenti dei processori centrali. E quindi questi lavorano veramente in parallelismo con il processore centrale. Ma non solo, abbiamo visto che molte macchine oggi hanno più core, più processore, quindi c'è vero parallelismo anche come CPU. Ma anche se non fosse, proprio perché abbiamo sistemi interoperabili, abbiamo che i processi si avvicendano nella gestione della CPU,
in maniera che non è prevedibile a priori. Quindi la cosa che sta pratico è come queste cose fossero fatte contemporaneamente. Il modello per rappresentare queste cose, il modello concorrente, l'idea chiave è quella di processo. Allora, qui parliamo di come si fa, come del modello di processo, di cosa è la concorrenza, poi andremo a vedere, quindi questa parte è abbastanza astratta, poi dopo quando studiamo lo scheduling, che è il fatto di luce successiva, andiamo a vedere come queste cose astratte vengono implementate nei sistemi operativi. Allora, il processo, ancora una volta, è l'attività controllata dal programma che si svolge da un processore, su un processore, è l'istante successiva di un programma. È compatto l'elenco sul newsgroup. Continuo qua, processo, programma. State attenti che quando si parla. Scusa, cosa? Quale programma? Quale programma c'è? Nella trattazione di ordine di processo. Scrivi, si intende sia ciò che nella trattazione classica viene chiamato come processo, sia che nella trattazione classica viene chiamata come thread. Quindi qui nella parte teorica chiamiamo processo tutto, sia quello che è processo propriamente detto, che nella parte pratica, quando andate a parlare di processo all'interno del sistema operativo si intende che ha memoria privata per gli altri processi, sia quello che si chiama thread, che di solito thread nei sistemi operativi multithreading, un processo all'interno di tanti thread che all'interno del processo hanno ognuno la sua storia del sistema, quindi sono nelle sezioni concorrenti tra loro, ma condividono un'unica risorsa trasferita alla memoria con tutti gli altri thread all'interno del processo. Però questo è la visione pratica. Se andate a leggere le specifiche di un kernel troverete il processo thread, se andate a leggere testi teorici di programmazione concorrente trovate processo, vuol dire tutto thread o processo, se non si capisce, no? Allora, un processo, un programma è scattato il processo dinamica, quindi un processo testo, un processo rappresenta l'avanzamento, il modo in cui il processo programma viene eseguito. Abbiamo un assioma, sapete, la scienza si fa su modelli, i modelli hanno assiomi. Assiomi sono cose che vengono usate per caposaldi della trattazione e che sono quelli che si usano per quelli mostrare il resto. L'assioma che abbiamo è credibile, l'assioma di Finite Progress. Ogni processo viene eseguito ad una velocità finita ma sconosciuta. Cioè, un processo che è in esecuzione non è che volontariamente può decidere di fermarsi e non partire più. Può rallentare, accelerare, andare avere velocità, più processi possono avere velocità tra loro completamente differenti. Potete avere il processo Achille e il processo Tartaruga, no? Ma non sono mai fermi. Questo ci serve perché dobbiamo fare delle dimostrazioni su di terminazione di un'elaborazione. Allora, noi non stiamo lavorando su sistemi di real time in questo modello, quindi ci interessa che l'elaborazione termini e che abbia il risultato voluto. Se ammettessimo che un processo senza attivo potesse bloccarsi quando ne voglia, non potremmo dimostrare nulla.
perché a quel punto invece quando si parla di programmazione concorrente, dopo si andrà a vedere le caratteristiche di performance, ma qui stiamo guardando caratteristiche al di là della performance, caratteristiche di funzionamento, di non interferenza, di comportamento. Quindi delle proprietà che andremo a vedere sono proprietà di Stacy e Line, che avevano definito tra poco. Cos'è un processo? Un processo è descritto dalle sue componenti, dallo stato dei suoi dati, dalla sua immagine del processore e dallo stato dell'argomento. Cioè, cos'è che rappresenta un processo? La nostra omelette, a che punto è nell'avanzamento nella struttura? Dobbiamo vedere che sia un omelette, guardare tutti i formelli che corso sopra. Se avessimo la possibilità di cancellare lo stato in maniera istantanea e farlo ripartire, se vogliamo che l'omelette continui così com'era, dobbiamo salvare la licenza, dobbiamo salvare lo stato di tutti i programmi che sono sul supporto e quindi dobbiamo fare la fotografia di tutto quello che è stato dell'argomento. Per il processo che cos'è? L'immagine in memoria, quindi nell'immagine in memoria trovate il programma, il testo del programma, i dati del programma, lo stack, e quindi nello stack anche la storia delle funzioni che sono in questo momento aperte ma non chiuse, le variabili locali, le strutture dati associate, quali sono i file aperti, a che punto eravamo nella posizione nell'accesso al file, l'immagine del processore, se il processo stava facendo dei calcoli, aveva dei risultati parziali memorizzati nel processore, questi devono essere salvati, altrimenti non arriva più lo stesso. Lo stato di avanzamento, se è in esecuzione, in attesa di qualche evento, e poi nei registri del processore dovete mettere anche alcuni registri speciali fondamentali come il program counter, lo stack pointer. Abbiamo trovato lo stack, ma dobbiamo dire lo stack valido arriva solo fino a lì, e quindi le prossime cose nello stack vanno messe da lì in poi, e ovviamente il program counter devo dire quando ricominciamo da lì. La struttura. Quando un processo
viene attivato, va nello stato cosiddetto, va bene, pronto. Ciò significa che è considerato nell'insieme dei processi che possono venire eseguiti, però non è in questo momento in esecuzione. Lo scheduler tra i processi ready, quando ha un processore disponibile, ne carica uno sul processore e lo mette in stato running. Lo stato running, tra questo qua, è l'unico attivo, l'unico in cui il processo continua nella sua esecuzione. Quando il processo è nello stato running, possono succedere diverse cose, due cose, tre cose in particolare. Uno è che avvenga un interrupt. L'interrupt, vi ricordo che l'interrupt qui si intende interrupt vero, cioè interrupt input up, interrupt clock, interrupt di qualche cosa non riferibile al processo corrente, allora il processo non ha fatto nulla di male, però può darsi che vada, per esempio, ha finito il suo time slice, è arrivato all'interrupt clock e da anni torna allo stato ready. Rimane nell'insieme dei processi attivi, ma non è più quello attualmente in esecuzione. Oppure il processo può fare una richiesta bloccante, per esempio una richiesta di input output, per esempio una richiesta, vedremo, di sincronizzazione. Voglio aspettare che l'altro processo mi mandi un segnale, è una richiesta bloccante. Nel qual caso viene preso dallo stato running e messo nello stato waiting. Sta aspettando cosa? Quindi non è più nell'insieme dei processi tra i quali lo scheduler può scegliere quello che va a fare in entrare avanti. D'altronde non è giusto che vada avanti, sta aspettando qualcosa. Un processo nello stato waiting, se arriva l'evento che sta aspettando, cioè l'input up, la fine dell'input up, se la sincronizzazione, la fine della, è arrivato il segnale, viene posto dallo stato waiting allo stato ready in maniera tale che lo scheduler potrà pescarlo la prossima volta che è il suo turno. L'altra cosa che fa un processo dallo stato run è che non c'è uno schema a finire. Quindi se un processo nasce nello stato ready e muore dallo stato run. Tutte queste cose possono apparire, diciamo, astratte, strane. Se andate a vedere come sono fatte, l'idea di base è semplice. Tutti i processi sono rappresentati da loro, nel kernel, dal loro stesso scopo blocco, una struttura dati che contiene tutte le informazioni relative al processo, compresa l'immagine del processore, gli indirizzi della memoria assegnati a quel processo e così via. Tutti i processi ready sono in una struttura dati del processo ready, nella più semplice dei casi in una coda. Lo scheduler sceglie dalla coda, se è proprio uno scheduler molto semplice, sceglie sempre prima dalla coda. Però bisogna avere scheduler complicato, scheduler complesso, ma il concetto è che una struttura dati viene scelto uno dalla coda e viene attivato, cioè quando lo scheduler cede il controllo al processo, il processo che cede il controllo, e poi come fa? Mette lo stato del processore, gli fa contenere i dati di questo processo. Nel momento in cui mette anche il program counter, attiva il processo. E per metterlo waiting, semplicemente ci saranno altre strutture dati diverse dalla coda ready che terranno conto dei processi in attesa per questa o quella cosa. Un processo, per il semplice fatto di non essere nella struttura dati o coda ready, non verrà mai scelto dallo scheduler e quindi rimarrà bloccato per forza. Lo scheduler non lo vede, non lo mette nel processore. L'unico modo che abbiamo per riattivare il processo è prendere l'elemento di quel processo e spostarlo dalla struttura.
sulla parte dove sta aspettando per quell'evento e metterlo nella coda rete. A quel punto lo scheduler, quando il suo turno lo scenderà. Quindi alla fine non dice ma perché, ma chissà che cosa strana è semplicemente cambiare il puntatore, per mettere un elemento, una struttura e la togliete da una lista la mettete nell'altra. È così, è semplicemente questo che succede. Ok. Programmazione concorrente la vede in tanti modi diversi. Più processi su un solo processore, cioè parallelismo apparente, ma è parallelismo. Più processi su più processori, parallelismo reale. Più processi che funzionano su macchine separate ma che collaborano. Parallelismo reale. L'unica differenza che c'è tra praticamente quello che diciamo si applica a tutte queste cose. La differenza tra multiprogramming e multiprocessing è chiara, beh, un processore e un processore. Tra multiprocessing e distributed processing, la differenza dove sta? Nella latenza del canale di comunicazione, nel salto. Il problema è identico. L'unica differenza sarà poi quando andate a fare i programmi, che se andate a fare programmi su una macchina multiprocessore o multicore addirittura, la comunicazione tra i più processori ha una latenza bassissima, quindi è ancora efficiente se questi processori comunicano molto spesso e si sincronizzano spesso. Se avete una macchina, un sistema distribuito dove ci sono più processori con le loro memorie e una rete nel mezzo, ma lo usate come se fosse un computer solo, il problema è che la latenza per comunicare da un computer all'altro è molto più alta. Latenza è il termine, questo vuol dire da quando mando il messaggio a quando arriva. Quindi avendo una latenza molto più alta, se provate a fare un parallelismo a gran macchina, cioè ogni poco istruzione che si mandano dati, il sistema si ferma, si siede, perché non interviene più nella comunicazione che nell'elaborazione. Però il concetto è uguale, non è che cambia dal punto di vista della comunicazione. Proprio perché qui non stiamo parlando di performance. Quali sono i nostri problemi? Arriverà i problemi. Va bene? Se dico di esecuzione concorrente si mette il quinto parallelo, abbiamo due problemi che sono quelli della sincronizzazione e quelli della comunicazione. Applicazioni concorrenti.
e al giorno dopo sono tantissimi programmi multiplayer, anzi spessissimo se usa multiplayer, è comodo. Pensate ad esempio, andate a vedere un codice di un browser moderno. Ogni, se voi avete un sistema che fosse programmato in programmazione sequenziale interattiva, sarebbe comodissimo. Potreste farlo con la tecnica di programmazione detta eventi. Sarebbe un main event loop, un loop principale, che aspetta tutto ciò che arriva e ad esempio arriva un pacchetto, viene ricevuto un pacchetto, ci sono 10 finestre aperte, ci vuole un destato di pacchetti che decide questo pacchetto è un pezzo dell'HTML di quale finestra, lo deve mandare, chiamare un qualcosa di quella finestra per fare la cosa. È molto più comodo, praticamente oggi si fa, avere quando aprite una finestra il sistema riapre un thread che gestisce la finestra. Quel thread si prende carico della socket, della comunicazione con quel server web, quindi ogni pacchetto che arriva si sa già perché. Ottenete due benefici. Uno, diciamo, di struttura del codice, è molto più chiaro, dentro, perché nel momento in cui aprite la finestra voi è come se avesse un altro programma che lavora sulla finestra. L'altro è che se avete una macchina multicore, con le programmazioni eventi ne usate uno di core, perché quello è visto come una cosa sola. Se avete una macchina quasi core, i pacchetti che arrivano a quattro finestre diverse possono essere lavorati veramente da quattro processori diversi, no? C'è una domanda? No. Ok, quindi vedete che è comodo. Talvolta applicazioni multiple collaborano e quindi è una forma di concorrenza anche questa. Qui vogliamo fare paura, fare vedere come programmare in maniera concorrente completamente diverso da programmare in programmazione sequenziale. È vero quello che dicevo, che le varie finestre del browser hanno, è come se avessero dei programmi distinti, non più facile da scrivere, però una volta devono accedere alla struttura dati. Se non lo fanno in maniera opportuna, come riesco le faccio un caso tutto. In un singolo processore i processi sono alternati nel tempo, parla di interleaving. Interleaving in italiano ha l'idea di frapposizione, la troverete da tante parti di informatica. Per esempio nei dischi rigidi c'è il fattore di interleaving. Per questioni dell'elettronica spesso i settori non sono numerati 1, 2, 3 nell'ordine, ma sono numerati 1, questo ne so, 1 e 2, questo è interleaving 1, oppure 1, perché può darsi che l'elettronica non ce la faccia a calcolare tutto sia nel settore dopo, in tempo, quando il settore dopo passa tutta la testina. Allora, comunque, dappertutto, dovete stare di interleaving rispetto a qualcosa che si interpone, si propone. Come, pensate a una stick, a una cerniera d'acqua, quella di interleaving. E infatti il processo si comporta, quindi sono tanti, l'esecuzione si propone nel tempo con il processo dell'acqua. In un sistema multiprocessore avete overlapping. Overlap significa sovrapporre. E sono alternati nello spazio. A prima vista potrebbero sembrare differenti, ma in realtà sono lo stesso problema. Perché? Perché non possiamo predire la velocità dei processi, quindi non possiamo sapere in quale punto un processo
verrà interrotto e si manderà avanti un altro processo. Prendiamo questo codice. Qui se in C e A è in assenza del permesso. Supponiamo che esistano due processi, uno che fa modifica più 10 e uno che fa modifica meno 10. Esempio, io e mia moglie andiamo a due scorsali diversi della nostra banca, io ho fatto un versamento di 10 euro, e spero che stanno, e mia moglie fa un diciamo mia figlia per la casa di credito fa un prelevamento di 10 euro. Ora, la logica di questo problema è che se il mio saldo del conto corrente era 0, ma era X, alla fine di queste due operazioni il saldo deve rimanere X. Quindi l'invariante che abbiamo in mente è uno fa aggiunge 10, uno toglie 10 e vogliamo che alla fine quello che c'era rimanga. Ma siamo sicuri che quel programma lì, l'esecuzione concorrente, vi dia il saldo iniziale, chiamiamo 100? Se quello iniziale è maggiore a 100, sì. Oh, abbiamo 100, contemporaneamente arrivano due processi. Uno fa modifica più 10 e uno fa modifica meno 10. Dipende se entrambi vanno... terminano o no, perché uno si blocca, se uno dei due processi si blocca per qualche problema, no, però. Anche se tutti lavorano bene, se questa esecuzione qua, se non avete usato l'informazione concorrente, può fare a caso 90, 100, 110, a caso. E ora vi faccio vedere perché. Perché? Andiamo a vedere. È proprio questo che dovete capire, non avete più la certezza perché dovete calcolare anche i tempi in cui non fate le cose. Vedete che dovrò fare di paura. Allora, poniamo che il processo più uno passa, carichi il valore di totale, somma 10 e quindi il totale diventa 110, salva 110, poi va l'altro processo, prende 110, toglie 10 e salva 100. Bene, questa è un'esecuzione che dà il risultato che non si aspettava. Però andiamo a vedere un altro caso. Abbiamo il processo più 1 che prende 100 e poi subito dopo aver preso 100 nel suo registro viene bloccato e va avanti. Qui stiamo lavorando su un singolo processore, poi vediamo un processore dentro, viene bloccato e va avanti il processo P2. Il processo P2 segue il suo codice e dice carica il valore di totale. Ma anche lui trova 100, toglie 10, quindi da 100 diventa 90, salva 90, quindi questo momento totale è 90. P2 ha finito la sua attività e comincia P1 che era rimasto, che aveva caricato 100, somma 10 e scrive 110. Il risultato è che tutti e due hanno finito la loro attività, ma il risultato è 110. Questa è la versione auspicabile dei tempi della banca. Ma purtroppo esiste anche l'altra versione, ce l'ho fatto vedere. No, però se pensate è uguale, parte P2, nessuno vi dice che parte prima P1 o prima P2. Parte P2, carica il valore 100, viene bloccato e parte P2, parte P1, carica 100, mette 90, lo scrive, no, mette 110, lo scrive, poi torna P1, aveva 100, toglie 10, lo scrive, a quel punto 90.
ma potrebbe anche partire prima più 1 e avere 90, perché parte più 1, carica, passa più 2, carica, poi potrebbe rifermarsi e tornare più 1, ok? Quindi se tutte e due caricano 100, vale l'ultimo che scrive. E quindi vedete che questo è sbagliato. Secondo i due processori distinti è la stessa cosa, perché questa volta l'arbitro diventa il bus. Avete due processori, se carica tutto, viene fatto tutto il primo processo, poi il secondo processo, va bene, o viceversa, ma se arrivano proprio praticamente contemporaneamente, tutte e due fanno la load contemporaneamente, quando tutti e due i processori chiedono alla memoria di fare load, quello che succede è che il bus decide prima uno, poi l'altro. Fa load il primo, fa load il secondo, come questo schermo. Poi tutti e due fanno una la somma e l'altra la sottrazione, la fanno parallelamente, sono due processori indipendenti, a quel punto decide di salvare il risultato. Anche qui conflitto dello stesso bus, il bus decide prima l'uno, poi l'altro. E quindi può fare un avanzo 110. Questo è un concetto chiave della programmazione concorrente. Tutte le volte che un programma concorrente può generare risultati diversi a seconda di come si sono alternati o sincronizzati vari processi, quindi tutte le volte che non abbiamo più la certezza di quale sia il risultato finale, perché a seconda di delle varie esecuzioni possiamo avere risultati diversi, si parla di rate condition. Questo è un termine che, se avete letto un po' di materiale informatico, è un termine su cui spero siate capitati più volte, perché capita di dire che una cosa non funziona, c'era una race condition. La race condition è proprio un errore, e l'errore fa in modo che in particolari casi l'avvicendamento, la sincronizzazione dei processi non sia quella voluta, quella che si aspettava il programmatore, per cui bisogna rivedere i risultati sbagliati. Avete idea? Fate un programma così, la probabilità che questo succeda è bassissima, perché tutti e due proprio contemporaneamente vanno a fare quel pezzettino di cose, ma dopo milioni di volte che avete eseguito il vostro programma e funzionava anche in una favola, salta. Ed è pericolosissimo. Vedete che la programmazione concorrente è una bestia molto più tosta della programmazione sequenziale. Però lo dobbiamo fare, perché se no non si vengono sistemi operativi. E quindi dobbiamo imparare come farla. Vedete che multi-tasti non fa differenza. Perché abbiamo. Qual è il problema? Se i due processi lavorassero su risorse completamente staccate, non ci sarebbe nulla, ma lì c'era totale che era risorsa condivisa, tutte e due dovevano accedere a questo totale. E se non si sincronizzano correttamente di accedere a questo totale, fanno guai. Questa è la definizione di race condition, quindi scopre un programmatore concorrente di eliminare le race condition. Un programma corretto concorrente non deve presentare le race condition, cioè il risultato deve essere quello voluto indipendentemente da come si alterneranno le esecuzioni successive. Qual sarà la velocità di avanzamento? È più difficile. La correttezza non è solamente determinata dal rispetto dei fatti svolti, ma anche dalle interazioni volute e non tra processi. Mentre, vi dicevo, nella programmazione sequenziale, per controllare se il programma era corretto, vi bastava fare voi il processore e fare passo passo, vedere qui cosa fa, qua cosa fa, e
passo passo andrà a seguire quello che serve il programma, nella programmazione concorrente non ci riuscite più, perché avete molte parti che per qualcosa la seconda nota non è per niente piacevole, no. Oppure il corollario della legge di Marte, se qualcosa può andare male lo farà, e se ci sono qualcosa che possono andare male, andrà male quella che fa maggior danno. E ce ne sono tanti altri. E c'è la legge di istituzione di Marte, che Marte è un ottimista. Ok, comunque, fare le applicazioni con le condition non è facile. Bisogna essere bravi a fare le parte di programmazione. Ci vuole tanta esperienza. Perché gli effetti della red condition non vi appaiono così immediati come gli effetti di un errore di programmazione sostanziale. Una piccola considerazione. Se voi con il debugging andate a perturbare l'avanzamento dei processi, il bug può veramente sparire. Tipico caso che fa, diciamo, nel silenzio della propria cameretta, senza essere in televisione, quindi senza suscitare le ire di nessuno, neanche del direttore generale della RAI, fa passare a Santiloquio al migliore programmatore di questo mondo. No? Quando mettete la stampa di controllo, davvero vediamo come fa lì, e proviamo che prima si dia sala e vada via. A quel punto sì, è sicuro che c'è bene che si siano lontani, perché non dovete imparare cose nuove. Allora, intanto dobbiamo decidere come li scriviamo i processi, quando dobbiamo scrivere per indicare che c'è un sistema di processo, o quando dobbiamo scrivere cosa non si fatta, un compito di programmazione concorrente del 15 dicembre, non possiamo scrivere ci sono più processi, ci sono un po' di notazione, un modo è questo, scrivere process. Abbiamo il processo più 1 che fa tutt'altro più valore, il processo più 2 tutt'altro meno valore. Si vede questo compito e ovviamente venite sbocciati, perché ovviamente questo è il compito sbagliato, e non avete messo il meccanismo di sincronizzazione, e quindi questo ha la race condition. Però ci vuole far vedere come si scrive. Altra cosa, come vinco Angel, c'è in alcuni linguaggi. Si dice, mentre quelli erano processi completamente separati, i processi possono essere creati al volo. Questo è tipico dei sistemi della programmazione parallela su quel tipo numerico. Voi arrivate col programma, a un certo punto mettete nel programma uno statement co-begin, che ha vari errori, e poi vari errori mettete in parallelo con. Fare come viene in parallelo con magari con l'essere umano, mettete fra parentesi grafico, se ci sono più istruzioni, vuol dire che fate un parallelismo che inizia in quel punto e finisce in quell'altro. In realtà questo non è semplicemente una notazione di parallelismo, perché c'è anche implicito una notazione di sincronizzazione del punto di arrivo. A mio figlio gli ho dato perché ha suonato il cellulare in alto dell'anno scorso, ha suonato proprio una bellezza così per dire è stata a loro, ha fatto più musica allora era meno il cellulare, ma era la sveglia della mattina alle 8.06, come nei 6 minuti suona alle 8 stava a scuola, ma ha sentito che suonava, quindi ha risuonato alle 8.06. Vabbè. Guardate questo programma qua, short match. Vediamo che appunto una fa short di questo di vettore,
di questo ordine vettore dell'elemento I all'elemento 6 e abbiamo messo i tre processi di vettore dall'elemento I all'elemento 6 dall'elemento 6 più 1 K e fa il mezzo. Questo fa un sorto perché non si fa un mezzo, però mezzo praticamente quello che poi coordinate e potete mischiarle prendendo secondo l'ordine che stanno considerando quello minore tra i primi elementi, poi continuate come togliete quello che avete inserito nella sequenza finale, confrontate di nuovo quelli che sono rispetto alle due sequenze, prendete il minore e così via. Facendo così da due sequenze ordinate ne ottenete una ordinata di lunghezza doppia. Di lunghezza la somma delle lunghezze, ma adesso che abbiamo una lunghezza uguale. Qui da un universo parallelo usiamo queste due cose. Un'idea che dovrebbe venire sarebbe questa: come in facciamo sort degli elementi da 1 a n, sort degli elementi da n più 1 all'n e poi facciamo il merge, non è poi, e in parallelo facciamo il merge di tutto. Bene, questa è sbagliata. Perché? Perché il merge non è detto che arrivi a fare il suo lavoro quando i sort hanno già ordinato quell'elemento che stanno considerando. Ok? I due sort possono viaggiare in parallelo, ma il merge deve funzionare, deve lavorare solamente quando i due sort hanno finito di lavorare. Perché i software chiaramente lavorano e man mano spostano gli elementi in maniera da metterli in ordine. Quando è che c'è la garanzia che il primo elemento sia veramente al primo posto? La garanzia, indipendentemente dall'algoritmo di ordinamento, c'è solo quando avete finito il software. Ci possono essere degli algoritmi di ordinamento, per esempio sarà il software, che man mano vi mette in ordine sequenza parziale, cioè selection sort, prendete il minimo e lo mettete al primo posto, poi prendete il minimo del rimanente e lo mettete al secondo, è insufficiente, ma se si fa il quadro non è che lo ricordo, ok? Però è un algoritmo, quindi non è l'unica, questa non è l'unica parallelizzazione corretta possibile di un merge sort. Andiamo a cercare di fare una parallelizzazione a grande fine, cioè invece che fare una come che a questo livello fa in modo che il merge si sincronizzi tra un singolo elemento e fa lo si blocca se l'elemento che va a considerare non è già stato ordinato e aspetta che venga ordinato. Però se dovesse fare questa grana, e questa è esempio la grana che funziona anche su un sistema parallelo, perché fate grosse lavorazioni, poche comunicazioni, questo è un po' sbagliato e il modo per correggerlo è spostare il coender prima del merge, perché così il cliente sull'ultimo parallelo. Così i due sort possono andare in parallelo e siamo sicuri che il merge lo lavorerà solamente quando i due vettori sono ordinati. Interazione tra processi. Allora, quando è che i processi possono collaborare? Due processi possono essere lineari l'uno dell'altro, eppure hanno bisogno di collaborare. Perché? Poniamo due processi che non abbiano nulla in comune, lavorano su file diversi, memorie diverse, però già il fatto di essere in esecuzione sullo stesso sistema operativo fa in modo che bene o male abbiano delle sincronizzazioni da fare. Perché? Perché competono consapevolmente all'accesso delle risorse.
In questo caso, per fare tutto il sistema operativo, non potete chiedere al programmatore che ciò fate se l'utente andrà a lanciare un altro processo che non c'entra niente. Il sistema operativo deve preoccuparsi di fare in modo che le cose avvengano correttamente. Quindi, competono per lo stesso risorso e devono sincronizzarsi nella loro utilizzazione. Quindi ci vuole sincronizzazione fatta dalla testa. Sono ignari. Processo indirettamente a conoscenza l'uno dell'altro. È il caso per esempio di un processo che sanno di avere una struttura dati comune, sanno di avere un file in comune, ok? E quindi sono processi che lavorano in maniera, fanno attività diverse, calcolano algoritmi diversi, però sanno di avere una struttura comune. È caso tipico, per esempio, del file comune e dei meccanismi di locking di accesso ai file, in modo che su processi non accedono ai dati in maniera regolata, in modo da non andare ad accedere a dati parzialmente aggiornati. Quindi devono bloccare l'accesso, aggiornare i dati, controllare i dati completamente aggiornati, consentono ad altri processi di accedere. Però possono fare cose diversissime. Un processo non dipende dalla propria esistenza, dall'esistenza dell'altro. Ok? E solo che hanno delle risorse in comune, ma lo sanno di avere risorse in comune. Mentre invece prima erano processi che facevano cose completamente diverse, ma è accaduto che sono state eseguite sulla stessa macchina, sullo stesso sistema operativo. Qui occorrono meccanismi espliciti di sincronizzazione, mentre prima i meccanismi, se volete, erano invece di dover fare il sistema operativo da solo. E poi ovviamente ci sono quelli, il programma è veramente paralleli. Io avevo un programma, il browser di prima, è stato progettato ad arte per poter funzionare con in parallelismo. E quindi in questo caso occorrono delle primitive per consentire la comunicazione e la cooperazione per processi. Quindi vedete che queste cose che diciamo si applicano in modi diversi ma in tanti ambiti. Proprietà. Che cos'è una proprietà di un programma? Una proprietà matematica. Voi avete studiato le proprietà? La somma gode della proprietà commutativa, no? Cos'è una proprietà? È un assetto che deve essere sempre vero. Ok? Per esempio, io spero che l'anno scorso, nel corso della lezione, abbiate parlato delle invarianti degli algoritmi. Per esempio, un'invarianza di uno stack è che pop pulisci x deve essere uguale x. Invariante di un'invariante dello stack. Se voi mettete una cosa nello stack e la tirate fuori, dovete trovare la cosa che metto. Ok? E questo deve essere sempre vero, se no non è uno stack. Come la proprietà commutativa, se non è vero, non è una somma. Ok? Quali sono nei programmi sequenziali interattivi le proprietà dei programmi? Sono gli invarianti, tipicamente gli invarianti sono gli invarianti che determinano che il programma faccia l'operazione desiderata, cioè alla fine il calcolo tocca quel valore, quel risultato. Ma poi c'è un'altra cosa fondamentale, la terminazione, cioè che il programma non finisce in un loop infinito. E queste sono le sole due, se volete, proprietà di un programma sequenziale: fare i conti e terminare.
e la programmazione concorrente e le proprietà sono un po' più ampie. E ne abbiamo di due tipi, ma questo è un concetto fondamentale anche per i programmi sequenziali. La proprietà di stessi, che sono questi e l'altro. Di solito si inventano delle frasette, un po' degli slogan per ricordarsi le cose. Questi, lo slogan è nothing bad happens. Nulla di male accade. Cosa significa? Una proprietà di stessi dice che se un programma, se un processo avanza, sta avanzando verso il risultato corretto. Questa è una proprietà di stessi. Le proprietà di Leibniz, something good eventually happens, oppure anche solo something eventually happens. Eventually in inglese significa prima o poi. Leibniz significa qualcosa accade, e le due proprietà sono, diciamo, ortogonali, e le dovete avere tutte e due le proprietà perché il programma abbia senso. Pensate l'una senza l'altra, sarete solo proprietà di Leibniz, solo e non avete senso. Per 742 è veramente la risposta a tutto il programma, perché quello è live ma non è safe. Invece se avete solo safe ma senza live, la risposta a tutti i programmi diventa while 1 aperta graffa chiusa graffa, ok? O qualcuno che preferisce scrivere la risposta punta vetro a punta vetro aperta graffa chiusa graffa. È l'occhio infinito la risposta che i nostri problemi. Perché se avanza va nella direzione voluta, ma sapete che nel matematichese, se la precondizione è falsa, la postcondizione può essere qualsiasi. Il falso implica qualsiasi cosa. Quindi se non avanza è trivialmente verificata la proprietà di. Sono verificate le proprietà di stessi, di blocco. Per fare capire bene le cose, abbiamo preso il noi non è nostra maestà, come vedete li illustriamo coprodotti con Alberto Montresor che insegna all'Università di Trento. Quindi noi è perché questa cosa l'abbiamo studiata in due. Allora, prendiamo il problema del consenso, c'è un problema che vedrete, però avete ancora un corso di programmazione distribuita, di sistemi distribuiti voi? Alla specialistica. Sì, nella magistrale, siamo. Magistrale. Perché adesso abbiamo avuto l'università 5, poi abbiamo avuto la 3 più 2, adesso abbiamo la 3 e 2. La magistrale è staccata dalla triennale. E vi dicevo, questo è un esempio che si vede nella programmazione concorrente. C'è un problema classico chiamato il problema del consenso. Avete processi, ogni processo propone un valore. Alla fine tutti i processi devono accordarsi su uno dei valori proposti, su un valore, cioè il problema è che tutti propongono un valore, ma alla fine tutti devono, anzi il consenso dice tutti i processi corretti devono, perché il consenso poi tratta anche del problema della fault tolerance dei processi, processori questi processori potrebbero guastarsi e quindi potrebbero o fermarsi o dare risultati sbagliati, e c'è possibilità di fare programmi corretti anche
nel sistema un certo numero di componenti e si mette in partition e si studia proprio in questo. Comunque, proprietà di stessi, se un processo decide, deve decidere uno dei valori proposti. Anche qui, se non si fosse questa proprietà, il 142 sarebbe la risposta. Uno propone 1, 10, 1000, 100.000, se posso decidere un valore che non sia uno di quelli proposti, faccio in modo che il doppio tutti decidano 42. Se due processi decidono, devono decidere lo stesso valore. Anche qui è una regola di stessi. Una senza l'altra, quella di prima, quindi ho deciso 42, soddisfa questa seconda, ma non soddisfa la prima. Ok? E invece qual è la proprietà di Leibniz? Che tutti i processi corretti, in questo caso che non sono andati in crash, perché in questo caso il consenso con crash failure, devono decidere un valore prima o poi. Anche qui, se non ci fosse questa proprietà, il while loop risolverebbe il problema. E ci vogliono tutte, ci vogliono le stesse e ci vogliono la proprietà di line. E come dicevo, nel programma di potenziale stessi è semplicemente verificato quello voluto, Leibniz è un fatto di un gruppo infinito, bisogna determinare. Nei programmi concorrenti, stessi, i processi non devono interferire tra loro nella stessa delle risorse condivise. Quindi la proprietà di stessi fondamentale è non avere race condition. Se avete race condition, il risultato non è prevedibile a priori e quindi nuovamente il programma si. Leibniz, dovete fare in modo che non si blocchino mai alcuni processi, e non è il loop infinito che blocca i processi quando sono più processi, ma possono essere anche delle sincronizzazioni sbagliate, oppure che un processo attenda in maniera indefinita e non è un loop. Ora vediamo due processi chiave che saranno quelle che vi faranno riflettere per il fine settimana. Allora, non sono questi, sono quelli di Deadlock e di Stavrini. Molta esclusione. Quando avete delle risorse condivise, la stessa diritto è mutuamente esclusiva se al massimo un processo concederà quella risorsa. Per esempio, due processi che vogliono accedere alla sua parte, due processi che devono usare un fatto condiviso, il valore di totale nell'esempio di prima. Quindi, quelle risorse devono essere accedute in modo mutuamente esclusivo. Deadlock. Quello è un caso di deadlock. E l'ho visto personalmente quando avevo lo studio all'ottavo piano con quattro menarini, quattro autobus della C, in porta abbandonato, che si sono messi in quel modo lì, con ovviamente le auto dietro che mi sono accodate, non consentendo agli autobus di fare retromarcia, e quindi per un po' abbiamo avuto successo la città, però è stato un periodo speciale, e allora ho usato i cellulari con la macchina fotografica, però
per aver trovato l'organismo di recente che a Casaretto l'hanno cambiato la foto, la prova della pubblica. Posso dire anche che era via del Franco di Casaretto, nel Parlamento, in cui c'era praticamente il cartello strada stessa con sotto senso unico. Un po' di però la fila delle macchine dentro. Sono Bedlock. Bedlock si ha quando, dopo che non è una definizione esatta del Bedlock, ma una delle condizioni necessarie per esempio è che sia una tesa circolare. Due processi, io aspetto l'altro processo, l'altro processo aspetta me. Il risultato non usciamo più, perché nel nostro codice c'è scritto che io devo aspettare un evento che non può verificarsi perché l'altro sta aspettando un evento da me. Non è vero che provoca solo quel processo, se fa lo scusato che sia una catena che provoca più processi. Vedremo se sono proprio delle belle regole, dei belle teoremi per andare a vedere quando è successo. Ma è concetto questo. È una condizione definitiva. L'unico modo per riuscire, non c'è. Siccome il codice non lo prevede, occorre un intervento esterno per riuscire a un metodo. È un errore che chi ha scritto il codice abbia messo nella condizione di poter generare un error. Però una volta che si è verificato il network, ad esempio i processi A che aspetta B, B che aspetta A, l'unico modo per uscirne è uccidere A o uccidere B. Non si scappa, no? Così le lasci la risorsa e l'altro avanti. E quindi questo è un problema di interno. Abbiamo due risorse, due processi. Il processo assegna la risorsa 1 più 1 e la risorsa 2 più 2, ma i processi hanno bisogno di tutte e due le risorse. La sinistra non è scelta più. Manca la storia di ciò. Ma c'è un altro caso, è un caso, io spero un esempio che è secondo me è molto chiaro. Ponetevi di andare alla segreteria studenti e erano sempre gli amici, quelli in coda davanti, non arrivate più allo sportello, chiude che voi non siete riusciti ad arrivare. In quel caso fate valere le vostre ragioni, ok? Però questa è l'idea. Se avete un processo, e questa non è come il tecnico una condizione definitiva, il processo ha tutti i diritti di accedere alla risorsa e non sta aspettando nulla, ma arriva sempre altri processi che li passano avanti e usa la risorsa prima di loro. Quindi quando lui chiede di accedere alla risorsa la trova sempre occupata. Questo è un altro problema, è sempre live, quindi non è, il processo non va avanti. La differenza è che da questa situazione si può uscire senza metodi restrittivi, basta solo farsi valere con quelli davanti alla cosa e dire basta, e così viene si continua. Ad esempio, avete tre processi, più una più due si osservano nell'accedere alla risorsa e magari più una più due hanno priorità maggiore, più tre rimane sempre lì in attesa. Si può essere anche servizio senza priorità. Anche questa è una situazione da evitare. Riassunto, vedete che avevamo tre casi, i processi che vivono solo nello stesso sistema operativo, i processi che sanno di usare risorse in comune ma sono indipendenti, il processo è che usasse come componenti di un unico programma composto da processi. Nel primo caso competono nell'accesso al
delle risorse non stanno nemmeno di competere, ma le risorse sono limitate, nell'altro caso cooperano, nel senso che devono organizzarsi effettivamente per fare la produzione delle risorse, nell'altro caso devono comunicare, devono portare avanti la lavorazione comune. Nel primo caso sono casi di circolazione, ma nel primo caso implicita, nel secondo assista, nel secondo comunicazione. Ecco, i problemi di network extravation, ovviamente ovunque, nel primo caso dovete mettere meccanismi e sensi di costruzione quando si vorranno proprio strutture a posto della programmazione concorrente. Direi che questo finisce questa fino a lucido 44. Voglio sapere fino a che lucido. Fammi la punta. La collezione di tutti questi avete in medio elenco per ripassare il colorale. Ho tutti questi concetti bene chiari. Ok? Vi dico, non c'è anche l'orale e anche nello scritto, nel comando orale, ricordate che non riesce a dare semplicemente delle istruzioni, dovete sempre rispondere alla domanda perché delle cose. Quindi anche se voi avete una conoscenza che può essere sostituita da un'altra, se voi siete capaci di ripetere la memoria dei bellissimi concetti, il datore di lavoro assumerà delle macchine perché non fanno shopping, non hanno dei sindacali. Voi dovete avere una conoscenza da umani e quindi una conoscenza funzionale, una conoscenza operativa, non una conoscenza statica, ripetitiva, testuale. Ok? Martedì a Barba, ci vediamo qua. Ciao, ciao.